Allora, altro caso interessante. Allora, mettiamoci un po' di musica. Amore disperato. Mezzanotte, sto distrutto. Sentiamoci, amore disperato, così mi sveglio un po'. Allora, questa praticamente è un paziente che vi dico solo se ha fatto qualcosa come. Mamma mia, mezzanotte non ce la faccio confuso. Allora, questo qua è un paziente che si è fatto praticamente varie coronarografie, diciamo, non mi ricordo, qualcosa come 10, vabbè, non vi dico l'età, comunque relativamente avanzata, diciamo così. Allora, primo infarto, diciamo, da quello che ho ricostruito, perché le coronarografie non me le ha portate tutte, non me le ha portate tutte. Però strana anamnesi è quella che l'ultima che ho visto, diciamo l'ultima che ho visto, sono riuscito bene o male a ricostruire la storia. Allora, se fa un infarto inferiore più di 15 anni fa, gli impiantano praticamente. Allora, gli impiantano praticamente, quindi se fa un infarto inferiore da trombosi della coronaria destra, tratto prossimale. Morale della favola, all'epoca gli impiantano due stent, due DES, uno qua e uno qua, due stent medicali. Poi, nel corso delle varie altre corona, svariate coronarografie, insomma, da quello che ho ricostruito, che cosa succede? Succede che quei due stent si sono richiusi, si è ritrombizzato completamente. E quindi diciamo buonanotte al secchio, però per fortuna si erano aperti i circuiti collaterali, ma questo già al primo infarto, dopo vi spiegherò perché, si erano aperti i circuiti collaterali dalla discendente anteriore verso l'interventricolare posteriore, e poi naturalmente proprio questo qua c'è anche una codominanza. Praticamente normalmente che succede? Che la coronaria, l'interventricolare posteriore, che è questo vaso, origina dalla coronaria destra. In un 15% dei casi circa l'interventricolare posteriore origina dalla circonflessa. In questo caso praticamente originano tutte e due, cioè scusate, l'interventricolare posteriore si prende sangue sia dalla circonflessa che dalla coronaria destra. Quindi praticamente la coronaria circonflessa fa così e va, gira e va sotto in interventricolare posteriore. Scusate, la coronaria destra esce dalla, diciamo, esce dall'aorta, gira e se ne va sotto in interventricolare posteriore. Stessa cosa succede alla circonflessa, ovviamente si uniscono di dietro e vanno a costruire l'interventricolare posteriore. L'ho disegnata bene o male qui schematica, eccola qua, l'interventricolare che origina dalla circonflessa e dalla coronaria destra. Quindi che ha fatto questo? Quando si è fatto il primo infarto, che si è trombizzata questa coronaria, è andata molto di culo, è andata proprio a culo, prima la brutta, dai, è andata a culo. Perché è andata a culo? Perché praticamente, siccome probabilmente che ha fatto quello stent, quella lesione, gli si è chiusa nel giro di tanto tempo, cioè è cresciuta quella placca. Questo l'ho ricostruito, per poi vi faccio vedere il motivo. Praticamente quella placca gli è cresciuta nel giro di, diciamo, di molti mesi o addirittura anni. Poi piano piano si è trombizzato il tutto. Nel momento che cresceva quella placca, si aprivano piano piano circoli collaterali dalla coronaria destra, quindi dalla discendente anteriore. Piano piano si aprivano circoli collaterali che portavano sangue, diciamo, per via retrograda dalla discendente anteriore verso la coronaria destra. Ma se questa è la discendente anteriore, questa è la coronaria destra, se si chiude, questo si è chiusa qua sopra, il sangue praticamente arrivava dalla discendente anteriore, faceva il giro dell'apice e andava per via retrograda di dietro. In più, probabilmente c'erano i rami settali della discendente anteriore che portavano sangue verso la parete inferiore. In più, praticamente il sangue arrivava sulla parete inferiore tramite la circonflessa, quindi dall'altra parte. Quindi nel momento in cui si è chiusa la coronaria destra, cioè più o meno qua sopra, praticamente si è perso tutto sto circuito, però per fortuna il sangue arrivava comunque sulla parete inferiore. Quindi l'infarto che si è fatto, seppur con una trombosi, diciamo un'occlusione completa della coronaria destra, in quel tempo l'infarto che si è fatto sulla parete inferiore non è stato esteso proprio per la presenza di questi circoli omocoronarici e eterocoronarici. Morale della favola. Nel corso degli anni poi, insomma, si sono messi altri stent, tra cui uno qua, un altro qua, uno sulla circonflessa dell'arto prossimale, uno sulla, dice, una sulla, sulla margine, sul marginale ottuso e ramo, diciamo, porzione prossimale. Si è messo un altro due stent qua.
Nel corso degli anni questi due stent si sono chiusi, due destra si sono chiusi, destra sta per stent medicali, si sono chiusi e quindi sta zona qua si è completamente andata, tanto comunque secondo me non c'era manco bisogno di mettere i primi due stent. Quindi gliel'hanno sturata e praticamente ci hanno infilato un stent dentro, ma intanto ormai si era fatto già l'infarto, si era fatto già la necrosi nella porzione alta della parete inferiore, il sangue arrivava per il diaframma, poteva pure non mettersi in uno stent. Comunque l'hanno stentata e si sono richiusi, non so se sono richiusi. Questi altri stent che succede? Se stavano per liquido, questa è l'ultima coronarografia, vediamo praticamente che c'è una stenosi al 30% all'ostio, e quindi del tronco comune, quindi praticamente solo tiene, poi praticamente qualche minima placchetta qua sulla discendente se la tiene, e sulla circonflessa se stava rinchiuso il suo stent che gli hanno fatto una PTC a sopra, cioè gli hanno spallonato, gli hanno riaperto, poi praticamente c'aveva una stenosi subo, diciamo se restava per chiudo pure sto stent che l'ha messo negli anni, gli hanno spallonato, gli hanno riaperto. C'era un'altra placca a cui a valle dello stent. Questa è la soprattutto degli stent. Si occlude al terzo medio. Primo ramo cerottoso, il boncale presenta l'esterno sovrapposiva degli stent. Quindi qui c'era un altro stent e gliel'hanno spallonato perché si stava richiude. Poi qui c'era un'altra placca al terzo medio, si era praticamente chiusa, gli hanno rispallonato pure questa e gliel'hanno riaperta. E hanno riportato sangue dove arriva. Quindi sta parte qua ormai è andata, prende sangue diciamo per via retrograda dalla discendente anteriore e diciamo dalla circonflessa, che per fortuna è codominante, e poi ci stanno questi due stenti che gli hanno ristentato e vabbè, che gli hanno rispallonato e vabbè. Adesso andiamo a vedere quello che è successo a livello anatomico e funzionale. Allora, tanto per cominciare andiamo a vedere il tracciato. Allora, il tracciato è che c'ho qua, che cosa si vede da sto bel tracciato? Si vede un infarto della parete inferiore, ecco qua una bella onda qua, un'altra bella onda qua, a VFD3 ci stanno onde qua. Andiamoci a vedere, vedete qua, onda qua e ci siamo. Quindi già da qua puzza per infarto sulla parete inferiore, ma tanto già lo sapevamo, allora che andiamo a vedere? Andiamo a vedere sta benedetta parete inferiore. Allora, se mettiamo qua e andiamo a vedere. Allora, ecco l'acqua, guardate qua sta bella sgommata bianca, questa ovviamente è fibrosi, cicatrice, porzione basale, parete inferiore, sotto invece metto le foto della, diciamo, della coronarografia e del tracciato, così vedete veramente le onde Q in inferiore corrispondono esattamente a questa cosa, come vedi onde Q in inferiore così, te puoi non aspettare sicuramente, ma proprio sul sicuro che vedi una cosa del genere all'eco. Parete inferiore, porzione basale, una bella sgommata bianca, non vi dico di che, una bella sgommata bianca, cicatrice, e che era qua, no, vedete, focalizzate questo punto, poi ci andiamo a vedere il movimento, guardate come è inchiodato, guardate qua come spigne, guardate qua, ferma, sotto recupera, porzione basale, parete inferiore, e che era qua, andate qua, andiamocela a vedere il movimento. Vai, guarda qui come si muove, guarda qui come è inchiodata, guardate sotto come recupera, porzione basale, porzione media, porzione amicale che sta qua dietro, no, presa. Porzione basale inchiodata, inchiodata, cicatrizzata, esito del vecchio infarto, che sono le Q che abbiamo visto sotto. Allora, andiamoci a vedere l'apicale, scusate, una 4 camere, una subanotte, una parasternale a secorto, c'è pure un po' di ricurgito mitralico, per questo non ci frega niente di finire quello che volevo far vedere. Guardate qua come è inchiodata, guardate bene, guardate sotto come recupera in media e apicale, andiamocela a vedere qua, apicale, qua c'è pure una piccola calcificazione sulla cuspide non coronarica della valvola aorta, questo non ce ne frega minchia, andiamo a vedere sotto, eccola qua. Allora, parasternale a secorto, non vedete che succede, parasternale a secorto, in porzione media, spigna, guardate qua sotto, porzione media, porzione apicale, spigna, porzione media, porzione apicale, spigna, guardate come arriva tutto verso l'apice, focalizzate qua, vedi come si muove, dai, andiamo avanti, porzione basale, guardate qua sopra come è inchiodata, si muove tutto, sta zona è ferma,
porzione basale parete inferiore, ferma. Eccola. Andiamo a vedere. Ferma. Completamente ferma, cicatrizzata. Allora, qua guarda qui come si vede bene. Eccola qua. Andiamo a prendere una asse e una apicale due camere. Andiamo a vedere il movimento. Apicale due camere. Guardate qua, guardate sotto. Apice. Porzione media, porzione basale, porzione basale, porzione media, apicale. Focalizzate qua, guardate come è ferma rispetto a qua. Cominciate a vedere qua, guardate qua come è inchiodata, guardate qui sotto come si muove. Porzione basale, parete inferiore. Allora, perché la porzione basale della parete inferiore? Qui arriva il bello, qui arriva il bello, ma ritorniamo dietro così vi focalizzate bene su quello che vi spiego. Dovete ragionare pure da me, esatto, dovete stare scesi col cervello. Allora guardate qua, guardate qua. Ok, allora porzione basale per inferiore. Porzione basale per inferiore sta la parte alta, sarebbe della parete inferiore, cioè veramente a livello praticamente a livello praticamente anatomico, diciamo che la porzione basale, immaginate questa è la coronale, la parete inferiore, porzione basale sta più o meno qua in altezza dove prende sangue, porzione media, porzione apicale. Adesso che succede? Praticamente se tu c'hai un tappo qua, che cosa ti aspetti? Se tu c'hai un tappo là, ok? Tu ti aspetterai praticamente un infarto che parte dall'apice della parete inferiore esteso verso la porzione alta della parete inferiore. Quindi se tu c'è il tappo, diciamo, qua sopra, sulla coronaria, la coronaria va verso il basso, tu ti aspetterai un infarto che parte dall'apice e si estende piano piano, più va avanti il tempo, che aspetti prima che ti stentano, e più probabilmente l'infarto si estende verso la parte basale. Questo perché? Perché se tu c'hai il tappo qua, la prima parte che non prende sangue, quale sarà? Sarà la parte più distale rispetto al tappo. Cioè se io c'ho un tappo qua, la prima parte che gli manca il sangue è questa distale, ovviamente, no? E quindi ovviamente l'infarto si estende da sotto verso l'alto. Adesso che succede? Perché questo c'ha un infarto sulla parte alta? Perché c'ha i circoli collaterali. Quindi che succede? Succede che questo ti ha fatto l'infarto qua, però per fortuna sua, visto che c'aveva i circoli collaterali eterocoronarici in maniera retrograda dalla discetta anteriore verso l'interventricolare posteriore, che si collegano a livello dell'apice, quindi si è chiuso qua sotto, qua non è arrivato sangue ma da sopra, però nel frattempo arrivava sangue dalla discendente anteriore per via retrograda. Quindi praticamente la parte più assurdo che si arrivava meno sangue non è quella distale ma è quella prossimale. Cioè praticamente si è fatto un infarto sulla parte prossimale. Perché sulla parte prossimale? Perché in questa parte prossimale è la parte dove gli arriva meno sangue per via retrograda. Perché il sangue arriva praticamente dalla discetta anteriore, piano piano sono aperti questi circoli, il sangue porta, diciamo, arriva dalla discetta anteriore e poi va verso sotto, a risalire verso la parte basale della parete inferiore. Ma siccome ovviamente questa è la parte più distale, diciamo, rispetto all'interventricolare posteriore, il sangue deve fare così, parete anteriore, scusate, discetta anteriore, poi gira sull'apice e ritorna indietro di qua. Qui c'è un tappo, quindi normalmente il sangue farebbe così, no? Ok, se qui c'è un tappo praticamente fa così e ritorna di qua, tutta sta parte viene irrorata fino a qua, piano piano qui comincia a calare la pressione, perché il giro di Peppe è allucinante, qui comincia a calare la pressione, queste cellule qua che corrispondono alla parete, alla porzione basale della parete inferiore, cominciano a ischemizzare e quindi praticamente ischemia protratta, naturalmente l'ischemia porta all'infarto e alla necrosi. E diceva perché all'inizio non mi ricordo, ho detto, ma secondo me era pure inutile trattare gli istituti stent, che infatti si sono richiusi. Perché era inutile? Perché comunque sì, intanto una volta che tu fai la coronarografia, vedi che il paziente c'ha dei circoli collaterali per via retrograda, l'infarto che c'ha avuto non è stato più di tanto esteso, lì c'è una trombosi, lì c'è stata smanetta sopra, in teoria glielo potresti pure lasciare chiuso,
perché intanto ormai quello che, l'infarto che si doveva fare si è fatto, quella zona ormai non è più vitale, il sangue comunque sì arriva da dove deve arrivare tramite i circoli collaterali, se tu pure lo apri sì è vero che gli porti più sangue alla parete, e certo è meglio se lo puoi fare, se lo fai è meglio, però il problema è che magari diciamo glielo sottoponi a un rischio, che comunque sia lì devono andare a spallonare, togliere tromba eccetera eccetera, e poi alla fine il beneficio diciamo che non è così tanto, nel momento in cui ci sono circoli collaterali, perché se non c'è stata è un'altra storia, nel momento in cui vedi che il sangue arriva per via collaterale, il beneficio che poi gli fai sulla parete poi non è, diciamo, non è più di tanto. Infatti alla fine poi comunque si sono chiusi, il paziente è ancora vivo e sta bene, e se vedete tutta la parete si muove benissimo nonostante ci sia un'occlusione di questa porzione, diciamo, di coronaria. Quindi questo c'ha il sangue che gli arriva per via retrograda da altre parti, e nonostante, e poi c'è pure la fortuna della codominanza, sì, della codominanza qua circonflessa, e quindi seppur qui c'è un'ostruzione completa, gli sono strombizzati pure gli stent che aveva messo, la parete, quello che si muove perfettamente, e ferma solamente quella porzione là che vi ho fatto vedere. Cioè, capito? È ferma praticamente solo sta parte, e il sangue praticamente nel resto del cuore arriva perfettamente. Nel resto della parete arriva perfettamente, perché guardate qua come si muove, è solamente questa qua la porzione. Quindi si muove tutto nonostante ci abbia un'occlusione completa della coronaria destra. Vabbè, io mi sa che mi vado a fantuffo sul cuscino perché sto sdrenato, come si dice a Roma. Vabbè, se vedremo. Ciao a tutti e buonanotte.